Comprare una cucina nuova. Comprare una cucina è un po' come comprare un pezzetto di vita. Qui non solo cuciniamo, ma mangiamo, lavoriamo, parliamo, stiamo insieme, viviamo. Qui si prepara il piatto preferito per una persona speciale, la merenda per tuo figlio che va a scuola, la ricetta nuova per la cena con gli amici. Qui inizia e finisce ogni giornata. Questo posto deve parlare di casa, di sicurezza, di amore. Quando ho cominciato la ricerca per la mia nuova cucina, pensavo a tutte queste cose. Voglio vederla, la mia cucina nuova, voglio sentirla, viverla. Deve essere bella, solida, sicura. Deve durare. Sono entrata in molti negozi. Ho visto così tante cucine da farmi girare la testa. Eppure, c'era sempre qualcosa di sbagliato. Non riuscivo a sentirla, la mia cucina nuova. Non mi parlava. Non la amavo. Vedevo le foto e le esposizioni, ma non riuscivo a capire. Come posso scegliere una parte così importante della mia vita senza prima vedere com'è? In fondo, quando compro un'auto nuova, posso fare un giro di prova, no? Sono entrata e uscita da 100 negozi e ho parlato con 100 persone, senza arrivare da nessuna parte. E poi ho trovato Del Tongo. Le cucine sono a misura d'uomo. I colori parlano di terra, di acqua, di natura, di casa. Ma la bellezza è soggettiva, è una cosa diversa per ciascuno di noi. Quello che è uguale per tutti è la praticità. Il progettista di Del Tongo mi ha chiesto se sono mancina, quanti siamo in famiglia, se abbiamo un cane o un gatto. Ma perché vuole saperlo, ho chiesto. E lui ha sorriso e mi ha detto che la cucina è un po' come un vestito e va fatta su misura. Esattamente quello che pensavo io. Da Del Tongo ho imparato che in Austria c'è un'azienda che si chiama Bloom e che produce cerniere, guide per cassetti e sistemi per ante a ribalta. Bloom ha anche sviluppato un sistema che si chiama Dynamic Space e che rende le cucine tanto pratiche quanto sono belle. Dynamic Space unisce spazio, movimento e lavoro per far sì che lavorare in cucina sia una gioia da godere e non un peso da sopportare. Sapete che in una cucina di medie dimensioni come la mia devono trovare posto 250 kg di utensili e provviste? La maggior parte delle cucine non offre abbastanza spazio per contenere tutta questa roba e quindi l'80% delle famiglie è costretto a riporre altrove una gran parte delle cose che invece andrebbero riposte in cucina. E sapete che lungo la durata naturale di una cucina, e quindi 15 anni circa, per fare da mangiare, prendere e riporre stoviglie e pentole, estrarre e riporre strumenti e ingredienti, una persona percorre circa 2000 km? Ecco a cosa serve Dynamic Space, a far sì che quei 250 kg trovino il posto giusto nella posizione giusta e che quei 2000 km diventino 1500. Serve a rendere la nostra vita più facile e ad accoppiare il bello con il pratico. Volete un esempio? Ecco quello che faccio la mattina quando preparo la colazione. Accendo la macchina del caffè. Per il caffè ho bisogno di tazza e piattino, zucchero e cucchiaino. Ah sì, il latte in frigorifero. Poi anche un piatto e un coltello. E devo accendere il tostapane. E mi servono pane, burro e marmellata. Tutte queste cose le ho fatte rimanendo nello stesso punto della cucina e non ho avuto bisogno di correre avanti e indietro. Ecco a cosa serve Dynamic Space. Serve a fare in modo che la cucina sia veramente il nostro pezzetto di mondo. Ma come? Cosa c'è di diverso nelle cucine progettate con Dynamic Space? Ci sono tre concetti che si intrecciano con 5 zone. I tre concetti sono spazio, movimento e lavoro. E le 5 zone sono la dispensa, lo stivaggio utensili, il lavaggio, la preparazione e la cottura. Questi sono i principi fondamentali per una cucina pratica. Nei negozi Del Tongo disporrete di una cucina test esattamente come questa. Spostando i corpi mobile e disponendoli come da progetto, avrete immediatamente una prima idea di che aspetto avrà la vostra cucina. Ecco, io la voglio così, progettata secondo i criteri di Dynamic Space. Per far sì che il percorso che seguiamo in cucina quando prepariamo un pasto sia logico, diretto e non porti a movimenti ripetuti, Dynamic Space ci fornisce in ogni zona lo spazio utile e sufficiente per riporre quel tipo di materiale che viene usato in quella zona. Se vogliamo fare un esempio, vicino alla zona cottura avremo un cassettone dove troveranno posto spezie e condimenti che servono per cucinare, per esempio l'olio. Per preparare un'insalata, qui nella zona di preparazione troverò a portata di mano tutto quello che mi serve, sia dalla parte del lavaggio che da quella della cottura. Abbiamo parlato delle 5 zone, ma cosa significano i tre concetti lavoro, spazio e movimento? Semplice,
Una volta che abbiamo definito le 5 zone, dovremo anche equipaggiarle per poter lavorare, muoverci e disporre di più spazio. Per quanto riguarda l'ottimizzazione del lavoro in cucina, oltre alle 5 zone dovremo pensare all'ergonomia. Ecco qui qualcosa che non avete mai visto. Noi lo chiamiamo Age Explorer. Questa tuta che vedete, quasi come quella di un astronauta, si usa per verificare il rapporto delle persone anziane con i nostri prodotti. La tuta è disegnata in modo da ridurre i movimenti, l'elasticità, l'udito e la vista di chi la indossa, così da simulare un'età avanzata. Adesso vediamo un esempio di ergonomia. Un principio fondamentale è che non ci dovrebbero mai essere delle ante nelle basi. Questa è una base disegnata da un altro cuciniere, che non ha tenuto conto dei principi Dynamic Space. Come vedete, l'accesso al contenuto è difficile e scomodo. Lo stesso mobile, disegnato con un cassettone, mi permetterà di vedere il contenuto senza dovermi piegare e di trovare subito quello che sto cercando. Un cassettone come questo, che contiene pentole e coperchi, o come questo che contiene posate da lavoro e da tavola, devono sempre essere equipaggiati con un'adeguata organizzazione interna. In questo modo il contenuto è sempre a posto e pronto per essere prelevato. Ecco il primo concetto, il fluire del lavoro in cucina. Il secondo concetto è lo spazio. Ricordate i 250 kg di materiale che dovranno trovare posto nella mia cucina? Come possiamo fare in modo di ottenere abbastanza spazio dai nostri cassetti e dai nostri pensili? Una risposta molto semplice riguarda il lato dei cassettoni. Se chiudiamo i lati dei nostri cassettoni in modo da creare un contenitore con quattro pareti piene, aumenteremo del 55% lo spazio di ogni cassettone. Un'altra risposta è l'ottimizzazione. Cerchiamo di utilizzare tutto lo spazio che abbiamo a disposizione, per esempio sfruttando lo spazio sotto il lavello, oppure creando una dispensa con il metodo Space Tower, come vedete qui, invece che con colonne o contenitori in filo. In questo modo posso facilmente vedere il contenuto di ogni cassetto e prendere gli oggetti che mi servono, anche senza doverlo aprire. Il nostro terzo concetto è il movimento. Le persone e le cose si muovono continuamente in cucina. Apri e chiudi, sopra e sotto, dentro e fuori. Ma c'è movimento e movimento. Abbiamo parlato di pensili e cassettoni. Tutti questi elementi si aprono e si chiudono, ma una delle cose da tenere presente è la qualità di questo movimento. Come vedete, seguendo il principio di Dynamic Space, tutti i cassetti, le ante e i pensili si aprono e chiudono con un movimento dolce e silenzioso e sono tutti dotati di Blue Motion, l'ammortizzatore a fine corsa. E per quando avete le mani occupate o sporche, per quando il vostro pensile è difficile da raggiungere, il cassettone è pieno e pesante, insomma, per quando volete che il movimento in cucina sia veramente fluido, dolce e silenzioso, c'è ServoDrive, l'apertura automatica per cassetti e pensili. Ecco come deve essere la mia cucina, bella e pratica. Deve avere spazio, deve essere silenziosa e ogni cosa deve essere al suo posto. Ricordatevi di questo quando progetterete la vostra cucina. Ricordate che la bellezza è soggettiva, ma la praticità è uguale per tutti. Ricordatevi che in cucina si lavora, sì, ma soprattutto si parla, si sta insieme, si ama.